Bene ragazzi, qui Did, oggi giochiamo a Portal e vi farò vedere un easter egg, barra anche un po' bug, molto molto bello. Allora, cosa vi farò vedere in questo video? Intanto, attenzione 1, spoiler, attenzione 2, per farlo dovete abilitare la console dei comandi. Ora vi farò vedere com'è che si fa. Cos'è che bisogna fare? Cioè, cos'è che vi farò vedere? Allora, vi farò vedere come raggiungere, attenzione a spoiler, quindi se non avete giocato primo Portal, come raggiungere la torta che ci viene fatta vedere nel finale di Portal 1, come quindi raggiungere non solo la torta ma proprio anche la sala in cui si vede la torta e come arrivare nel parcheggio, quello dove ci si troverà alla fine di Portal 1, quello quindi dove Sally si ritrova quando uccide GLaDOS e prima che il robot da festa ci prenda e ci ritrascini dentro la Aperture Science. Allora, come si fa? Allora, e quindi si potrà girare tranquillamente in questo parcheggio, però proprio fisicamente si cammina lì, quindi è un vero e proprio ambiente dove si può stare, vi farò vedere. Come prima cosa andate su opzioni, su tastiera e abilitate la console dei comandi, vedete? Io l'ho messa sul tasto K2-basso down arrow, che non è altro che il tasto 2 sul tasterino a destra. Io l'ho messa sul tasto 2, mettetela dove minchia volete, non è che dovete fare uguale a me. Poi andiamo a caricare la partita, il luogo dove dovete farlo è questo. Ora vi farò vedere che luogo è. In pratica è il corridoio prima della boss battle, ok? Quindi dovete arrivare alla fine del gioco e una volta che siete nel corridoio che porta a GLaDOS, stopparvi lì. È lì che si attiva, vedete? Siamo qua. Ora c'è musica altissima, allora siamo qui, vedete, è appunto il posto dove poi qua aprite la porta e là c'è la boss battle, ok? Una volta che siete qua, attivate la console dei comandi, io in questo caso quindi schiaccerò 2, ok? E vedete che vabbè ci sono tante cose che non so cosa siano, ma voi scrivete SV-CIZ, ok? 1, ok? Adesso, dopo aver fatto questo, fate no clip, scrivete no clip e basta. No clip on, ok? Cosa vuol dire no clip? Allora, abbiamo messo i cheats attivi, abbiamo messo no clip, cioè si può passare attraverso le pareti e queste cose qua, ok? Questo è un normalissimo cheat per passare attraverso le pareti e volare quant'altro. Ora, una volta che siete quindi qua, volate qua. Ora dovete puntare abbastanza random qui per terra, vedete, di qua poi si va verso la boss battle, dovete puntare qua per terra e scendere, scendete, passerete attraverso. Ora, una volta che siete passati, guardatevi intorno fino a vedere una stanza a fanculo abbastanza piccola, cioè quella lì. Andateci, ok? Ci andiamo incontro e vediamo cosa c'è. Esattamente, ragazzi, siamo già arrivati. Esattamente, la stanza della torta. Una stanza quindi che normalmente non è giocabile e che, vediamo, dovremmo anche poter fare no clip qua. Ora, così no clip si spegne. E infatti, ok, vedete, si può camminare qua tranquillamente come se fosse appunto il vero gioco. Potete anche sparare dei portali. Insomma, è proprio... Oddio. È proprio una vera e propria stanza del gioco, solamente una stanza inaccessibile a meno che non si faccia questo trucchetto di magia. E qua appunto c'è la torta, le fragole, la candela, ed è proprio la torta che si vede nel finale, c'è addirittura il cosetto, vedete lì? C'è quella tenaglia che scende e poi spegne la candelina nel finale. Ok. Siamo qua quindi, ragazzi, siamo qua e adesso vi farò vedere. Ah, ecco, anche questi cosi non li possiamo toccare. Ma questo sì, questo è un vero e proprio cubo. Non è una texture messa lì a caso. Adesso vi farò vedere come andare nel parcheggio. E intanto fate così, sparate due portali qua. Poi vi dirò perché. Adesso rimettiamo, facciamo due, rimettiamo no clip. Così no clip torna a essere on. E saliamo. Ok. Saliamo, salite sempre, sbattetevene di tutto, voi salite fino a che, ecco qua, ora abbiamo superato questa striscia di alberi, quindi scendiamo un po' e aspettate, spostiamoci un pochetto più in giù, e voilà, eccoci arrivati. Siamo nel parcheggio, siamo saliti un po' troppo, sarebbe stato ancora più semplice, come potete vedere, ve lo rifaccio vedere da qua.
salire direttamente qua dalla torta, dritti su, dritti su, praticamente quasi dalla torta, e sarebbe stato ancora più semplice perché si sbuca, vedete, quasi quasi esattamente. Comunque, siamo arrivati, mettiamo qua ancora una volta no clip e voilà, chiudiamo e voilà. Ora siamo nel parcheggio e come potete vedere possiamo girare tranquillamente qua nel parcheggio. E è un luogo fisico, un luogo vero, non è una texture messa qui a caso. Vedete, questi sono, per quanto siano fatti malino, ad esempio vedete qua, soprattutto la faccia, vedete, è fatta un po' male, sembra un po' strecciata. Però il resto è fatto bene, è fatto vero, cioè un vero e proprio ambiente. Quando voi arrivate vedete poco di tutto questo, ma vedete che ci sono anche dei particolari. Addirittura c'è qua una radiolina, cosa che non mi sarei mai aspettato di trovare qua, solo che non la possiamo raccogliere. Se ora noi spariamo un altro portale qua, possiamo rientrare qui dentro, prenderci il cubo e andare in giro per il parcheggio insieme al cubetto, cosa che ho trovato abbastanza simpatica. E niente ragazzi, questo è ciò che vi volevo far vedere. Si può quindi girare qua tranquillamente per il parcheggio. Vedete che addirittura possiamo, questa porta è chiusa, possiamo trovare un portale lì e uno quindi ovviamente qui e entrare qui dentro. Addirittura quindi c'ha fisica anche la porta con queste pareti, non sono delle texture messe lì a caso. E boh ragazzi, questo è quanto, non c'è molto altro da vedere, però questo è quanto. Ovviamente quella è solo una foto che non ha fisica né niente, infatti se fate no clip, ho scritto cose incredibili, ecco qua, se fate no clip, a parte che mi è impazzito, ecco, se andate incontro vedete che scompare tutto, anche perché se voi superate questa soglia qua, vedete, scompare tutto quanto. Se voi anche andate più in su, eccola qua, ce l'abbiamo fatta, vedete che è solo un foglio di carta che fatto si bugga e si vede anche doppio, appunto perché uno non dovrebbe essere qua in teoria. E niente, anche questo, il parcheggio, vedete che è una striscia di terra, vedete che è un filo, vediamo se ve lo riesco, vedete è proprio un filo, perché comunque nessuno dovrebbe essere qua. Comunque per essere un posto dove in teoria non bisogna andare, direi che è fatto più che sufficientemente bene. Addirittura abbiamo qua le manopoline, vedete i contatori, qua c'è la scritta dell'aperture, insomma... Per essere un posto dove non bisogna venire è fatto anche bene, eh? E niente ragazzi, questo è quanto. Vi volevo far vedere quindi questo piccolo segreto, questa piccola cosa qui. E niente, noi finiamo il video qua sopra il tetto e basta. Addirittura il tetto c'ha la fisica, cose a caso. E quindi niente ragazzi, finiamo qui e niente, sono contento di avervi fatto vedere questa cosa qua. Ci vediamo nel prossimo video dove magari troverò qualche altro epico easter egg da farvi vedere. Bella!